Gli insegnanti sono in questo momento soffocati da tutto quello che bisogna fare, anche da un punto di vista digitale. Questo non è un bene, è un male per loro, perché strapazzati tra cose da scrivere, compiti in classe da preparare, interrogazioni, un digitale pressante che chiede, è demanding come direbbero gli inglesi, non fa bene all'insegnante. L'insegnante non ha bisogno di questo, l'insegnante ha bisogno semplicemente di esprimere al meglio se stesso, nella maniera migliore, per come è lui, digitale o non digitale. Quindi in realtà c'è chi riesce ad essere al passo semplicemente perché magari è portato per fare determinate cose, ma chi non lo è, chi non è al passo, non deve viverlo come una colpa, anzi deve dire: ok, perfetto, queste sono le strategie nuove, benissimo, do uno sguardo, ma porto avanti innanzitutto me stesso, perché ognuno di noi ha una propria personalità didattica. Allora, un pregio di questo apprendimento moderno delle nuove generazioni è il cercare rapidamente delle risposte alle proprie domande e quindi compensare quella che può essere, per esempio, un pezzo di interrogazione piuttosto che di lezione non compresa. Quindi questo compensare velocemente è sicuramente un pregio, è una cosa bella, è una cosa positiva, però per questo si paga un prezzo. E quindi questa velocità nel fare le cose, questa velocità nel cercare le informazioni fa pensare quasi a questa generazione che la conoscenza sia una sorta di scegliere i prodotti allo scaffale di un supermercato, che la conoscenza sia una pillola di apprendimento. Non è così, non è così. Quindi questo può diventare per alcuni studenti non strutturati un grossissimo difetto, una grossissima falla. La conoscenza è determinazione, è sacrificio, è libro, si deve leggere. Quindi ragazzi, sì, utilizzate la rete, ma buttatevi nel mondo dell'apprendimento in maniera quanto più completa possibile, soprattutto ascoltando i vostri prof. Allora, ci vuole un fisico bestiale, è un libro che parla di fisica e di fisici, cioè ho scelto i 7 fisici più wow della storia della fisica per raccontare la loro fisica, esattamente come è successo nel primo libro, La fisica che ci piace, però per raccontare quella che è stata la loro vita, la loro personalità, le loro vulnerabilità. Questi fisici a volte sono stati discriminati, penso ad un nome fra tutti, Marie Curie, questa fisica, questa scienziata che ha vinto due premi Nobel, eppure la calunniavano per quello che ha vissuto dopo la morte del suo marito, del marito. Guardatelo, quindi guardare i fisici attraverso questo libro da un punto di vista umano insegnerà a tutti noi come loro siano stati esattamente come noi e come abbiano sofferto esattamente come noi di dubbi, incertezze e fallimenti. Assolutamente sì, ne ha parlato il premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi, che tra l'altro ha scritto la prefazione del mio libro. Quindi professor Parisi, grazie per la stima che ha dimostrato nei miei confronti, io non lo dimenticherò mai tutto questo. Il professor Parisi ha detto un annetto fa: bisognerebbe portare la fisica addirittura nelle scuole d'infanzia, attraverso il gioco, attraverso il divertimento, facendo cogliere ai bambini quello che riescono a cogliere, perché quell'età è molto importante, cioè fino ai 7 anni è un'età in cui siamo delle spugne, vogliamo apprendere. E lasciatemi dire che le maestre e i maestri sono molto curiosi in questo senso, quindi faccio un grande in bocca al lupo di respiro, apertura mentale per tutti i maestri e le maestre che credono nelle STEM e nelle scienze fin da subito, affinché i bambini possano giocare e possano, non lo so, meravigliarsi con la scienza e un giorno magari scegliere quella come mestiere, chissà. I prossimi progetti sono tanti, è partito da pochissimo e quindi io lo ritengo veramente un progetto futuristico, quello dell'insegnamento attraverso i social della fisica per i bambini. Si chiama La fisica che ci piace Kids. Ho creato questo progetto insieme a 4 studenti della facoltà del corso di laurea in fisica di Bari, quindi sono futuri fisici e fisiche, sono 2 ragazzi e 2 ragazze,
questo è rivolto proprio ai bambini, lo dicevamo un attimo fa. Altri progetti sono il continuare a portare avanti attraverso l'insegnamento, perché io continuo ad insegnare a scuola, seppur in part time, questo entusiasmo, perché alla fine io sono un prof e mi piace il fatto che la scuola possa in un certo senso cambiare, rivoluzionarsi, avere un qualcosa di wow attraverso il fatto che tanti docenti come me, anche fuori dalla telecamera, lavorano in maniera innovativa. Insomma, l'innovazione voglio portare avanti, questo sicuramente è uno degli obiettivi forti del futuro.